Si chiama Adotta una spesa ed è l'ultima iniziativa messa in campo da Spazio Conad e Rotary Club in cooperazione con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Fano. Il progetto è dedicato ai rifugiati ucraini presenti nel territorio e alle famiglie ospitanti e consiste in un pacchetto iniziale di 4.000 euro di buoni spesa da utilizzare all'interno del supermercato di Bellocchi. Con la collaborazione della Caritas e dell'ambito sociale 6, composto da 9 comuni, tra cui Fano capofila, verranno individuati i beneficiari dei buoni del valore di 20 euro ciascuno e non cumulabili, che potranno essere utilizzati per acquistare generi di prima necessità. Parlando con dei miei collaboratori, visto che noi abbiamo una ragazza che lavora con noi, che è ucraina, abbiamo pensato di come potevamo aiutare questa popolazione. Quindi abbiamo cercato, noi, Rotary, insieme a Caritas, che sarà la figura che gestirà questi buoni, iniziare a fare questa iniziativa. Saranno dei buoni che possono usufruire all'interno del punto vendita Spazio Conad, che è qui al Fano Center di Fano, che possono, ecco, adoperarli per la spesa. Il Rotary, ha evidenziato la presidente Sabrina Ambrosini, è sempre sensibile nei confronti di chi è in difficoltà. Già 2 anni fa, ricordato, durante il lockdown erano stati distribuiti dei buoni spesa per le famiglie più bisognose. Iniziativa poi replicata nel 2021. Questo dunque è il terzo intervento di sostegno, ma l'iniziativa proseguirà con l'attivazione di una raccolta fondi per la quale potranno dare un proprio contributo tutti i cittadini. L'importo di 4.000 euro è un importo iniziale che potrà essere incrementato da chiunque lo desideri. Le modalità poi per poter contribuire verranno comunicate dalla Caritas nella presentazione di questo pomeriggio e saranno poi comunque pubblicizzate dagli organi di stampa, sui profili social di tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa e all'interno degli spazi di Spazio Conad. Una comunità è unita, ha dichiarato il sindaco Seri, se c'è responsabilità sociale in un'emergenza come questa, tali segnali servono per rafforzare l'identità e la voglia di dedicarsi agli altri. Questa crisi è una crisi importante, bisogna far rete, c'è questa piattaforma programmata dall'ambito sociale che sta funzionando e quindi c'è una bella risposta di sensibilità, di solidarietà di tante famiglie, di tante associazioni, ma c'è anche una bella regia che riesce a dare una risposta importante, concreta a quelle che sono le esigenze, consapevoli che questa crisi non è per finire dietro l'angolo, durerà ancora per un periodo importante, quindi queste iniziative sono significative, ma quello che conta di più è appunto questa rete dell'accoglienza che sa parlare plurale, sa fare sistema e sa dare risposte alle fragilità. Presente sabato scorso anche il vicario pastorale Don Francesco Pierpaoli, che ha lanciato un messaggio alla cittadinanza. Un prezioso assegno perché va a integrare quello che le singole famiglie fanno nelle loro case. L'accoglienza è un'accoglienza di comunità, quindi l'assegno, come tante altre realtà, sosterranno questa accoglienza che sarà lunga. Quindi un appello che io faccio è che adesso tutti siamo molto presi dall'Ucraina, ma questa accoglienza sarà lunga e noi dovremmo continuare a sostenerla con grande generosità.